Nathan Never 375 e La Rinascita, si conclude la seconda trilogia dedicata a Skotos. Cari agenti Alfa, cari amici, finalmente appuntamento mensile con il nostro Nathan Never, che poi di fatto è il fumetto principale che questo canale segue assiduamente. Stiamo parlando di Nathan Never 375, La Rinascita, la conclusione della seconda trilogia dedicata ad Aristotele Skotos. Ecco qua i tre numeri. Albo come sempre diviso a metà, con una parte della storia dedicata all'attualità di Nathan Never e la seconda che invece racconta la crescita e l'evoluzione di Aristotele Skotos, e quindi come sempre solito formato che abbiamo già visto sia in questa trilogia che nella precedente. Diamo un'occhiata ai crediti. Soggetto e sceneggiatura ovviamente di Beppi Vigna, copertina del grande Sergio Giardo, che in qualche modo mi ricorda il numero uno di Nathan. Io ho visto nelle ultime tre copertine degli omaggi in qualche modo dei numeri storici di Nathan. Su questo chiaramente era molto più esplicito, ma in qualche modo qualche richiamino, qualche allusione, non dico omaggio, ma qualche allusione a qualcosa di già visto negli ultimi due mesi oggettivamente l'ho trovata. Comunque, dicevamo, soggetto e sceneggiatura di Beppi Vigna, ai disegni questa volta ci sono Sergio Giardo per quanto riguarda la prima parte dell'albo e Romeo Tofannetti, strepitoso, per quanto riguarda la seconda parte. Allora, devo dire una sensazione strana che ho avuto con questo albo, perché di fatto è una seconda trilogia dove è vero che vengono portati a compimento alcuni argomenti, però non ci siamo ancora, cioè ce ne manca ancora un pezzo. E quindi, come si vociferava, secondo me ci sarà una terza trilogia, o comunque ci saranno delle storie, ma secondo me si va nuovamente verso una trilogia per andare un po' a concludere quello che stiamo guardando. Dicevo, qualche perplessità, perché mentre la storia di Skotos da adolescente, questa Scura Rinascita, ci dà tanti elementi assieme, è una storia dove entriamo veramente nel vivo della trasformazione di Aris Slammer, si capiscono veramente tanti passaggi fondamentali che portano all'Aristotele Skotos come noi l'abbiamo conosciuto, ed è veramente un panorama molto ricco. Succedono tante cose, ci sono tante svolte, è molto incalzante questa parte di storia. Devo dire che mi è piaciuta veramente tanto, forse è il pezzo di storia di tutta questa trilogia che probabilmente mi è piaciuto di più, perché entra veramente nel vivo della questione. La prima parte invece, quella dell'attualità di Nathan, è anch'essa una storia che ci racconta tante cose, però a questo giro rispetto alle altre storie si intarsica molto poco con le vicende di Skotos. Ci sono chiaramente degli elementi, perché comunque l'indagine va avanti anche se è un punto morto e qualcosina comunque Nathan riesce a scoprire, però il focus di questa prima parte dedicata all'attualità di Nathan è focalizzato proprio sulla continuity della serie. Questa volta Vigna ci è andato proprio pesante, ci sono tanti elementi in questa prima parte che riguardano gli sviluppi narrativi futuri della serie. Ve ne dico solo alcuni: c'è un'assemblea fra colleghi all'agenzia Alfa in cui si cercano di spiegare un po' i movimenti interni a livello dirigenziale, diciamo così. Abbiamo addirittura un colpo di scena finale che mi ha fatto venire, lo dico sinceramente, mi ha fatto venire un pochino la pelle d'oca, un colpo di scena che mi aspettavo, ma visto così dopo tanti anni mi ha fatto tornare un po' ragazzino, diciamo così, quindi una bella cosa che mi ha emozionato, insomma, mettiamola sotto questo punto di vista. Ci sono delle vicende di Elania, c'è appunto Nathan che porta avanti il discorso della conduzione dell'agenzia, si fa tutto capire che sta convergendo verso quell'orizzonte lì, e c'è May che dopo essersi confidata con Nathan gli rivela alcuni progetti che ha. Quindi c'è tanta carne al fuoco, soprattutto però per quanto riguarda la continuity, non tanto per quello che riguarda l'incrocio con le vicende legate a Skotos.
e questo mi ha un pochino colpito, perché sinceramente mi aspettavo che in qualche modo tutte queste mezze storie avessero a che fare comunque con Scotus in modo più forte, soprattutto perché siamo arrivati all'ultimo album di questa trilogia e pensavo che ci fossero due conclusioni, mentre la prima trilogia secondo me ha due conclusioni un pochino più definite, anche se si era capito già mesi fa che la storia sarebbe continuata, qua lo fa proprio capire, perché è necessario continuare, ci sono degli aspetti che andranno avanti proprio per un discorso di trama orizzontale dell'album. Se è vero che nella prima parte di questo album si arriva a due o tre elementi che ormai fanno capire che il cambiamento in agenzia è evidente e vengono rivelate alcune cose molto importanti, per quanto riguarda Scotus sicuramente va avanti, però è un finale definito, cioè lì si capisce come Aris Slammer è diventato Scotus per come lo conosciamo noi, e quello comunque un finale. Se poi vedremo che questo personaggio ci racconterà ancora altre cose è un altro discorso, però è chiaro che lì c'è proprio un punto di arrivo. Nella prima parte invece non c'è alcun cenno, diciamo, a Cal dopo che è stato liberato lo scorso mese, e questo sinceramente mi ha un po' stupito perché pensavo che dopo la liberazione in qualche modo Cal arrivasse a interferire magari con le indagini dell'agenzia Alpha. Probabilmente è in preparazione una terza trilogia e avremo quindi dei chiarimenti su tutti questi aspetti. La cosa che io mi auguro è che queste storie vengano comunque raccolte in dei volumi per poterle leggere tutti assieme. Io credo che questo tipo di operazione abbia scontentato molti, a me personalmente non ha scontentato, però devo dire che il desiderio di vedere le storie di Scotus su una miniserie dedicata è rimasto per tutto il tempo. Trascorrono troppi mesi, c'è comunque dispersione un pochino nella trama e secondo me sono state portate avanti due storie molto valide, perché gli sviluppi di tutta quella che è stata la crescita di Scotus secondo me è stata molto molto interessante. La narrazione che riguarda l'attualità di Nathan Never, che deve portare a questa trasformazione all'interno dell'agenzia, è altrettanto interessante secondo me. C'è stato qualche album un pochino più normale, come ad esempio quello del mese scorso, non è che sono state raccontate tutte queste grandi cose sull'attualità di Nathan, però queste storie, se fossero state raggruppate all'occhio del lettore, sarebbero state secondo me meglio, ci sarebbe stata una percezione più forte di tutti gli ingredienti che sono stati messi insieme in queste storie. Purtroppo questa scelta, che ricordiamo non è una scelta così che uno si è alzato al mattino e ha detto dividiamo queste storie in più albi, è stata una scelta inevitabile dal punto di vista editoriale della Bonelli, che non voleva più far miniserie di Nathan Never, quindi storie nuove già pronte si è stati costretti a frammentarle in questo modo, per cui non voglio sentir parlare di gestione sbagliata di Nathan Never, delle storie, scelte poco comprensibili. Le opinioni di tutti chiaramente si rispettano, ma ci sono dei motivi che non dipendono dalla stanchezza degli autori, del non saper che pesci prendere. È stata una scelta assolutamente razionale, condivisibile o no, questo ok, posso comprenderlo se qualcuno non le gradisce, però è stata una scelta molto razionale e consapevole per l'attuale situazione di vendite e di seguito che ha Nathan Never. Purtroppo è un po' un'occasione sprecata per noi appassionati che da Nathan pretendiamo sempre tanto. È un po' una cosa che può risultare difficile al lettore dell'ultima ora, perché ha tutto queste cose frammentate, però assolutamente è stata una scelta razionale. Io voglio sperare che escano dei bei libroni dedicati soprattutto a Scotus, che tutto ciò venga raggruppato in qualche bel librone, mentre forse per quanto riguarda le storie dell'attualità di Nathan Never non è probabilmente necessario raggrupparle in volumi, perché comunque sono mezze storie spesso interlocutorie, quindi si possono anche gradire così. Però quello che riguarda Scotus secondo me merita uno spazio a parte. Vigny ha avuto una grande idea ed è molto diverso dal concetto per il quale si può pensare alla riesumazione di vecchi personaggi. Io lo voglio mettere su questo piano. Nathan Never ha sempre vissuto di continuity, spesso anche di retcon, quindi continuity in cui si va a reinventare il passato. Quando un personaggio ritorna su Nathan Never, ritorna anche per andare a riempire dei buchi che non sono mai stati in qualche modo chiariti. Ed è questa la differenza, non è semplicemente andare a prendere un personaggio del passato e riportarlo ad oggi.
e anche andare a riempire dei buchi, tenendo poi presente ad esempio che Scotus nasce come miniserie a parte e quindi il personaggio che comunque noi conosciamo sin dalla prima trilogia è comunque totalmente diverso da quello che abbiamo visto sulle pagine del mensile. Di conseguenza è stata raccontata una storia secondo me più che valida, che probabilmente andrà avanti. Ma Nathan Never, proprio per riempire, come dicevo prima, alcune lacune anche di continuity, di sceneggiatura, quando va a pescare un personaggio del passato è per andare a mettere un tassellino dove mancava. Quindi non è banalmente un'operazione, secondo me, di nostalgia o un'operazione di mancanza di nuove idee. Per me non è così. Io credo che Vigna ci sta lavorando molto, credo che sta facendo ordine nel mondo di Nathan Never. Secondo me manca un po' quello che è un disegno un pochino più epico di Nathan Never. Quelle storie ampio respiro, quelle run che magari duravano anche nell'arco di 50 numeri, chiaramente inframmezzate da albi filler, che erano più caratteristiche di Antonio Serra. Antonio Serra era un po' il visionario della serie, anche se penso che poi da questo canale diremo due paroline prima o poi su Antonio Serra. Mi manca un po' quello, perché poi per il resto di Nathan c'è un po' tutto e si sta ritornando a una piacevole normalità, fra virgolette, un po' dei primi anni di Nathan Never per certi aspetti. Ma questo chiaramente è una cosa che non può essere chiesta al nuovo, cioè la comprensione massima di ciò che si sta facendo chiaramente non può essere chiesta dal lettore più nuovo, perché giustamente non gli si può nemmeno puntare il fucile alla tempia se si è perso tanti anni di continuity. Per quanto riguarda i disegni, io li ho trovati straordinari entrambi. Mi sono piaciute tantissimo queste tavole di Giardo che ora vi faccio vedere. Guardate che ricchezza di dettagli. Qui ci sono legs e Sigmund che si danno appuntamento al bar come ai vecchi tempi. Guardate quanta roba c'è in questa tavola. E l'ambientazione è proprio quella dei primi albi, con Lex e Sigmund che si vedono al bar come si vedevano con Nathan, per chiacchierare, per confidarsi, per parlare tra di loro lontani da sguardi indiscreti. Guardate anche questa bella pagina iniziale, la rinascita. Noi sappiamo che Giardo lavora in digitale, ma diciamo che il digitale è il risultato finale, poi la mano è sempre quella di Sergio, quindi è un discorso di tecnica, però sulla qualità di quello che fa Giardo penso che non ci sia da discutere. I volti sono quelli tipici di Giardo, devo dire forse ho trovato un pochino meno riconoscibile May, l'ho vista un pochino più magra, ma non perché sia una critica, ma rispetto a come la conosciamo. Però questi disegni davvero molto ricchi di dettagli, con tanti contrasti, mi sono piaciuti tantissimo, soprattutto in alcune tavole fra virgolette lo trovate normali, chiamiamo così, se si può definire normali o standard, mettiamole così, standard per il nostro grande Sergio Giardo. Ma tavole come quelle che avevo fatto vedere prima al bar con tutti questi dettagli sono state veramente molto belle. E poi ragazzi, questa prima parte col colpo di scena finale, che poi tanto colpo di scena finale non è, però si vanno a rinnodare dei fili che siamo sempre lì. La continuity di Nathan è il 50% del suo valore, quindi è sempre un po' un tuffo al cuore quando certe cose vanno a posto. Il lavoro invece di Tofanetti è stratosferico da ogni punto di vista. Tofanetti ultimamente è il mio disegnatore preferito di Nathan, l'ho già espresso tante volte, e anche qui abbiamo delle ambienti. Guardate che tavole, che roba su Nathan Never di Romeo Tofanetti. Soprattutto si adattano benissimo alla storia di Scotus, perché è molto cupa, molto rabbiosa. Ci sono molte fasi notturne in questa storia e queste ambientazioni di Scotus sono, oltre che essere estremamente realistiche, danno un po' quell'idea quasi un po' orrifica, no? Anche se è sbagliato definirla in questo modo, però ci sono tante scene forti anche brutali in questa seconda parte, e secondo me Tofanetti ha fatto veramente un lavoro incredibile. Io penso che ci sarà, anche perché le indicazioni vanno in quel senso lì, ci sarà una terza trilogia dedicata a Scotus e molte cose andranno a posto, e a quanto dice Beppi Vigna comunque in autunno la continuity di Nathan Never sarà proiettata e strutturata verso la nuova linea editoriale, che riguarderà in qualche modo anche delle avventure ambientate nello spazio, ma con le atmosfere un po' cupe e cyberpunk che hanno contraddistinto gli anni d'oro del nostro Nathan. Io spero sempre che in qualche modo Antonio Serra faccia capolino ogni tanto su questa serie. C'erano voci di un albo estivo sul quale doveva essere presente Antonio Serra, forse si è partiti da un soggetto di Antonio Serra che poi è stato sviluppato da altri,
questo non lo so, sicuramente nei crediti in questi mesi estivi di Antonio Sara non c'è stata traccia, ma ne parleremo perché, come dicevo, ho intenzione di lavorare a qualcosa su Antonio Serra per ragionare con voi in un certo modo. Comunque, riepilogo: Nathan Never 365, la rinascita. Ormai non commento neanche più questi bollini perché è veramente superfluo. Andiamo avanti. E particolarmente inquietante è la copertina del 376, un luogo felice, dove c'è questo Nathan Never con uno sguardo inquietante, con della roba dietro che sembrano tentacoli di tecnodroidi, ma non ci voglio credere, secondo me non c'entrano nulla, così a sentimento, ed è un Nathan Never che si presenta decisamente inquietante in quella copertina, occhi rossi, sguardo un po' da Lucifero, un po' da psicopatico, veramente molto strano, vedere un Nathan così. Comunque ragazzi, spero che quest'albo vi piacerà, consiglio di leggere la trilogia tutta assieme, come probabilmente sta facendo o farà Canno TV, perché c'è una percezione dell'insieme che secondo me è molto migliore. E se qualcuno avesse proprio voglia, che si vada a leggere le due trilogie assieme, probabilmente ne verrà fuori un quadro ancora più particolareggiato e puntuale, perché ci sono dei nomi che devo dire mi ricordo vagamente, ma che magari erano collegati a un bel po' di numeri prima, e quindi un po' di fatica a carburare quella si fa. Comunque speriamo che questo patrimonio di queste belle storie non vada disperso, che magari un bel volume, come ho detto inizio video, riuscirà a dare giustizia al lavoro di Bepi Vigna. Ora vi saluto ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate dopo che avrete terminato la lettura, e ci vediamo al prossimo video.